Mia cara Belle, tu sei così in anticipo. Uscito nel lontano 1991, La Bella e la Bestia entrò nella storia del cinema in quanto primo film d'animazione ad essere nominato all'Oscar come miglior film, trentesimo classico nonché terza pellicola del Rinascimento Disney. La Bella e la Bestia, in programmazione a Frontone Cinema Perugia il 13 agosto 2017 alle 21.30, è fedelissimo all'originale animato del 1991. A Perugia quindi si potrà vedere quasi una copia carbone, in alcuni momenti con alcune scene ricreate passo a passo con tanto di identici movimenti della macchina da presa e abiti clonati, intoccabili i brani originali della pellicola riproposti integralmente per una fiaba musicale che sfrutta appieno l'effetto nostalgia ampliando di un niente la storia originale. Trainato da Emma Watson, volto perfetto per interpretare il ruolo di un'eroina Disney, ma senza mai esaltare Beauty and the Beast, vista la sontuosità scenografica ammirata nella Cenerentola di Kenneth Branagh. Perché non solo la bestia, ovvero un Dan Stevens improponibile una volta tornato principe, è interamente ricreata al computer, bensì anche quegli oggetti stregati che contribuiscono e contribuirono al successo del cartoon Lumiere, Talkins, Mr. Brick, Kiko, Guardaroba, Spolverina e tutti gli altri interagiscono perfettamente con il mondo reale che li circonda, rendendo ancor più credibile e magico l'effetto live action. Che piacere fare la sua conoscenza! Vuole vedere un trucchetto? E quando